Benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione Milano. Vediamo insieme le notizie della giornata. È ancora in corso a Milano lo sciopero dei mezzi pubblici che fin da questa mattina ha creato non pochi disagi ai cittadini proprio durante la Fashion Week. La sovrintendente alle Belle Arti di Milano ha confermato che se l'area di San Siro diventasse privata, il vincolo storico per il compimento dei 70 anni potrebbe venire meno. E sono state rese note le motivazioni dell'assoluzione del sindacalista dall'accusa di violenza sessuale su una hoste. Secondo i giudici, la donna avrebbe potuto allontanarsi. Inaugurata la nuova piazza scolastica Famagosta, con aree per entrare e uscire da scuola in piena sicurezza, ma è polemica tra i residenti a cui sono stati tolti posteggi. Ornella Vanoni chiede a Milano di ricordarla con una aiuola a lei intitolata, in cui vorrebbe piantare fiori e pomodori. Il consigliere De Chirico presenta una mozione. Ed è ancora in corso lo sciopero di ATM che ha provocato non pochi problemi durante tutto il corso della giornata, fin da questa mattina. Uno sciopero particolarmente sentito e problematico perché ha coinciso con proprio la settimana della moda. È vero che poteva andare peggio, ma lo sciopero di ATM dovuto all'agitazione nazionale del trasporto pubblico locale a Milano ha comunque creato parecchi disagi ai cittadini, allungando i tempi di percorrenza degli abituali tragitti, costringendo in molti a cercare percorsi alternativi, andare a piedi o aspettare a lungo un taxi. La concomitanza con la Fashion Week, inoltre, ha ulteriormente aggravato la situazione, aumentando la domanda per i mezzi di trasporto e rendendo più difficile muoversi in città. Hai avuto qualche disagio con la metro, visto che c'è sciopero? Sì, era chiuso, cioè hanno chiuso un po' di uscite. Abito vicino a Piola e è chiusa l'M2. Ho dovuto fare un giro dell'Oca, prendere il pullman fino a Loreto, Loreto fino a qua e adesso prendo un treno per arrivare a Boviso. No, nessun problema questa mattina, tutto regolare tranne penso la M5 che ho sentito che era chiusa. Certo, perché abbiamo comperato i biglietti, 4 biglietti per andare alla Fashion Week in via Tortona e niente, dobbiamo prendere un taxi. È così che nella mattinata di venerdì 20 settembre tutte le linee ATM hanno normalmente funzionato fino alle 8:30, poi la prima a chiudere è stata la M2, la linea verde. La metro M5 ha chiuso tra Zara e San Siro Stadio per circa 3 ore dalle 8:45 alle 12, poi sono state riaperte tutte le fermate. Tram, bus e filobus invece hanno continuato il servizio, però con maggiori attese. Le corse sono poi ripartite normalmente dalle 15, ma lo sciopero è ricominciato alle 18. Sono preso, anziché prendere la verde, ho preso la rossa a Sesto Marelli. Adesso devo fare un pezzetto a piedi qua per arrivare. No, guardi, nessuno con stupore, però mi ero documentata e sapevo che la rossa era aperta. Adesso infatti era chiusa la verde e devo tornare, devo andare subito al lavoro. No, onestamente no, cioè, allora bisogna un attimo deviare, però essendoci 5 metro ce n'è una funzionante e insomma Milano è organizzata bene. Lo sciopero indetto da Cube Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di Base riguarda alcune importanti questioni salariali per i lavoratori ATM, come l'aumento in busta paga di 300 euro e la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario. In più, importante è il nodo della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. È sempre un disagio per noi cittadini, capisco le recriminazioni degli altri lavoratori, però anche noi lavoriamo. Comunque. La gente va lì, magari timbra il biglietto, entra dentro e dopo se ne deve uscire fuori, dopo il danno anche la beffa, perché ti trovi anche timbrato il biglietto inutilmente, mentre dovrebbe stare qualche operatore lì ad avvisare che la metro è chiusa e di non timbrare. Come ha dovuto allungare il percorso? Fino in zona Brera, a piedi. Beh, certamente, ho perso per un minuto la metro per venire a Cadorna. Come ha fatto? E passava il 15, sono arrivato in Duomo, ho preso la rossa che è funzionante e sono arrivato a Cadorna per andare in ufficio. E la Corte d'Appello di Milano ha pubblicato le motivazioni della sentenza con cui era stato scagionato dall'accusa di violenza sessuale un sindacalista che appunto si era reso protagonista, in base alle accuse, di un tentativo di violenza sessuale su una hostess. L'uomo è stato scagionato perché la donna avrebbe impiegato troppo tempo a divincolarsi. Lei replica: per me è stato un pugno di uno stomaco.
Quanti secondi bastano per far sì che una molestia sia una vera molestia? Sopra i 20-30 secondi, secondo la Corte d'Appello di Milano. Un caso, quello della hostess di Malpensa, palpeggiata da un sindacalista, che sta facendo discutere e indignare l'opinione pubblica. I fatti, avvenuti in una saletta sindacale dell'aeroporto di Malpensa, risalgono al 2018, quando la donna si era rivolta al rappresentante della FIT CISL per una vertenza con la propria compagnia aerea. In quel frangente si è consumata la violenza sessuale. Quei comportamenti che i PM contestavano come abusi sessuali non sono stati tali da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta. Una condotta che non ha senz'altro vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale, ossia 20-30 secondi, che le avrebbero consentito anche di potersi dileguare. Così la Corte d'Appello di Milano ha motivato la conferma dell'assoluzione, perché il fatto non sussiste. La donna, in un'intervista recente, ha commentato che in quel momento sono rimasta raggelata, paralizzata, non riuscivo a credere che quello che stava accadendo fosse vero. Dal processo, scrivono ora i giudici, emerge come l'imputato non abbia adoperato alcuna forma di violenza, ancorché si sia trattato effettivamente di toccamenti repentini, tale da porre la persona offesa in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi. Leggere le motivazioni della sentenza con cui viene assolto in secondo grado il sindacalista che la donna ha accusato di violenza sessuale è stato un pugno allo stomaco, lo ripete a più riprese l'hostess, che ha deciso che non si fermerà davanti a questa decisione, si definisce pronta ad andare in Cassazione o, se necessario, anche alla Corte Europea. E c'è un nuovo capitolo nella questione San Siro, a parlare questa volta è la sovrintendente ai beni culturali di Milano che precisa se l'area dovesse diventare privata, il vincolo storico per il compimento dei 70 anni potrebbe venire meno. Se ne è parlato nei giorni scorsi della possibilità che se l'area di San Siro con il vecchio Meazza diventasse proprietà di Intere Milan e non più del Comune di Milano, il vincolo storico per il compimento dei 70 anni potrebbe venire a meno e ciò consentirebbe di agire in maniera più invasiva sul progetto di riqualifica. Ora arriva però anche la conferma della sovrintendente dell'archeologia, belle arti e paesaggio per la città di Milano, Emanuela Carpani, che ha spiegato in maniera dettagliata che quando un bene passa da una proprietà pubblica a una privata viene meno l'istituto della tutela. Quando un bene passa da proprietà pubblica a proprietà privata viene meno l'istituto cosiddetto della tutela de iure, che è quello normato dagli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali, che stabilisce che i beni pubblici aventi più di 70 anni sono automaticamente sottoposti a disciplina di tutela finché non si fa la verifica di interesse culturale. Se non ci sono i 70 anni non c'è vincolo neanche per il pubblico. Nel caso di acquisizione in medio tempore da parte di soggetti privati che non ricadono nella disciplina del 10-12, non scatterà nel momento in cui il bene matura i 70 anni la tutela de iure. Quindi questo potrebbe valere anche per lo stadio? Certo. Vale per tutti i beni di proprietà pubblica che vengono venduti prima dei 70 anni. Parole che rafforzano l'ipotesi di restyling del Meazza, ma anche la possibilità da parte dei club di creare un nuovo stadio accanto a quello vecchio, un'ipotesi, quella dei due stadi, che rimane in campo anche per il primo cittadino Beppe Sala. Il sindaco però, prima di dire sì, vuole essere sicuro che sia un'ipotesi solida, anche per non creare disorientamento tra i cittadini, viste le tante idee già sul tavolo riguardo al futuro di San Siro. Inoltre Sala ha fatto sapere che Palazzo Marino ha già chiesto alla Agenzia delle Entrate una valutazione esatta per poter mettere a bando lo stadio insieme alle aree circostanti, in seguito alla proposta dei club, ora al vaglio, di comprare l'intera area. È stato arrestato dalle forze dell'ordine il piromane che avrebbe dato fuoco negli ultimi mesi a una ventina tra auto e motorini nel milanese.
avrebbe dato fuoco ad almeno 15 autovetture a San Donato Milanese e a San Giuliano l'8 marzo scorso e bruciato poi a Milano 5 automobili e 13 ciclomotori fra il 7 e il 26 luglio. Il sospetto piromane, residente nel Milanese, sarebbe un 25enne romeno individuato nelle scorse ore e indagato per danneggiamento dai carabinieri di San Donato. Per il 25enne il GIP del Tribunale di Milano ha deciso di applicare la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria notificata nei giorni scorsi. Il giovane era stato controllato dai carabinieri nella notte dell'8 marzo scorso, circa due ore dopo i fatti, non lontano dai luoghi degli incendi. Era a bordo di un monopattino, ma la motivazione di essere uscito di casa per fumare una sigaretta non aveva convinto i militari, che avevano successivamente approfondito i suoi spostamenti precedenti con l'analisi delle telecamere di videosorveglianza. Avevano quindi accertato la presenza di un soggetto con gli stessi vestiti da lui indossati e proprio a bordo di un monopattino transitare nei luoghi degli incendi proprio quando questi si erano verificati. Un'altra conferma dell'identificazione dell'uomo quale autore di questi episodi è arrivata con il suo riconoscimento da parte di testimoni degli incendi. E il sindaco di Milano, Beppe Sala, è tornato oggi sul problema del caro affitti per gli studenti universitari, inviando una lettera ai rettori e rettrici dell'Università Milanesi per cercare di trovare insieme una soluzione a questo spinoso problema. Una lettera ai rettori e alle rettrici delle università milanesi per proporre loro un incontro sul tema delle residenze universitarie è quella che ha inviato venerdì mattina il sindaco Beppe Sala per far fronte al problema delle case e del caro affitti per gli studenti universitari che ormai da un anno a questa parte affligge la città di Milano, con studenti che sono costretti a rinunciare agli studi perché non riescono a permettersi una stanza nel capoluogo lombardo che oggi arriva a costare più o meno 630 euro al mese. Proprio stamattina ho firmato una lettera, poi lo dirò appunto, che mando alle rettrici e ai rettori per invitarle a un incontro con l'amministrazione comunale per cercare di capire cosa si può fare ancora di più. Fra un po' avvieremo i lavori sul nuovo PGT, ma al di là di quello stiamo cercando un po' di accelerare perché i posti attuali ovviamente sono molto pochi. Calcoliamo di avere 70.000 studenti fuori sede a Milano e come sapete i posti letto sono un po' superiori ai 10.000, ma sono ancora molto pochi. Spero di arrivare almeno a 15.000 per la fine del mandato. Per il sindaco Sala, inoltre, insieme alle università, il problema deve essere affrontato su due fronti per evitare che la questione del caro affitti mini la capacità di Milano di essere una città inclusiva, innovativa e competitiva. Bisogna fare due cose, per questo è importante che ci siano anche le università. Da un lato promuovere la nascita di nuovi studentati e quindi anche favorire quei privati che si prendono il rischio di impresa di fare studentati. Dall'altro lavorare bene sulla questione delle convenzioni, che è altro tema delicato, perché si possono fare studentati, ma bisogna garantire un rendimento minimo, non alto ma sicuro, e quindi è un problema proprio di equilibrio tra investimento e prezzi poi da applicare. E non piace a tutti la piazza scolastica che ha inaugurato in zona Famagosta, davanti a una scuola dell'infanzia, in cui le auto non possono circolare e i bambini possono entrare e uscire da scuola senza problemi. Tutto questo fa parte di un progetto del comune che però non incontra il favore dei residenti che lamentano l'assenza di posteggi. Dehors, tavoli da gioco e strade colorate. Via Pescarenico, nel quartiere Famagosta di Milano, davanti alla scuola primaria dell'infanzia, cambia volto. Addio ai parcheggi e al traffico. I bambini ora hanno uno spazio tutto loro per entrare e uscire da scuola in piena sicurezza. La rigenerazione urbana rientra all'interno del progetto Piazze Aperte. 27 le candidature selezionate. La prima piazza scolastica in via Pescarenico. Quello che vediamo intorno a noi, intanto, sono dei disegni
disegni, delle colorazioni e delle pedonalizzazioni e degli arredi che sono stati tutti scelti, condivisi e coprogettati con i proponenti, quindi con la scuola, con le associazioni, con i cittadini. Questa è la vera grande novità di questo secondo avviso, quindi vediamo tavoli da ping pong, vediamo tavoli da picnic, gli arredi sono anche nuovi, li abbiamo un po' implementati e le colorazioni ovviamente sono molto fantasiose perché sono state proprio scelte dalle persone stesse, quindi ognuna sarà diversa dall'altra e vediamo tantissimi bambini e bambine che si stanno godendo la nuova piazza. Ci sono anche in questo disegno per esempio una scacchiera, quindi anche giochi che verranno disegnati sulla strada. Un'iniziativa ben accolta da alcuni, non ben vista da altri residenti che si sono visti da un giorno all'altro la rimozione dei parcheggi antistanti le loro abitazioni. Purtroppo è una operazione da coltivare con pazienza perché non sempre c'è un'accoglienza da parte del territorio, del quartiere con la giusta comprensione. Noi abbiamo registrato in questi mesi la soddisfazione da parte dei genitori di chi aveva proposto questo patto di collaborazione e un po' di fastidio da parte dei residenti perché hanno perso qualche posto auto. Purtroppo bisogna armonizzare queste situazioni e riuscire a trasmettere una cultura diversa della mobilità che abbia attenzione ai più piccoli, e questa sensibilità fa ancora fatica a farsi strada. Noi siamo convinti che è la strada giusta e che alla lunga avremo ragione e verrà apprezzata. Faccio solo un esempio per farmi capire: quando è stata pedonalizzata Piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele, Via Dante, ci furono le rivolte dei residenti, dei commercianti. Se oggi qualcuno prova e tenta di riportare le auto in quelle strade, c'è la rivolta all'incontrario. Bisogna guardare avanti e avere fiducia. Non è una cosa semplice, ma siamo convinti di aver fatto la scelta giusta. Aveva in casa oltre 70 kg di droga, in buona parte nascosti nel frigo. Un 46enne è stato arrestato dalla polizia di Milano. L'uomo era stato fermato ieri sera in via Lancetti. In auto aveva 23 panetti di hashish. Gli agenti della Volante sono quindi andati nella sua abitazione di via Butti, trovando 5 kg di cocaina, 6 kg di marijuana e 65 kg di hashish. Il frigorifero era il nascondiglio principale dello stupefacente. E farà tappa anche in Lombardia l'iniziativa di sensibilizzazione intitolata Da cuore a cuore, che propone ai cittadini di controllare i livelli di colesterolo per garantire un benessere del cuore. L'appuntamento è per martedì 24 settembre al Policlinico di Milano. Farà tappa anche in Lombardia l'iniziativa di sensibilizzazione Da cuore a cuore, che riporta l'attenzione sul colesterolo cattivo e sull'importanza di misurarlo per conoscere il proprio rischio cardiovascolare. Martedì 24 settembre è previsto un open day al centro ipertensione Padiglione Sisini del Policlinico di Milano in via Francesco Sforza, dove sarà possibile eseguire misurazioni del colesterolo e consulti gratuiti con i cardiologi, prenotabili attraverso il sito www.dacuoreacuore.it. Il controllo del colesterolo cattivo nel tempo, spiegano gli esperti, è un percorso determinante per la salute del cuore. Conoscere il valore del proprio colesterolo è fondamentale, perché il colesterolo è cattivo, fa male al nostro cuore, fa male ai nostri vasi, e purtroppo molto spesso noi non sappiamo quanto abbiamo di colesterolo, che è un dato semplice da rilevare, il problema è di saperlo. Ma anche nei giovani è importante, perché il colesterolo alto può essere alto anche nei giovani e molto spesso non lo sanno e arrivano in tarda età e poi quando hanno un evento. Colesterolo alto vuol dire avere più facilmente infarto, ictus o malattie vascolari periferiche. E poi c'entra molto anche la sedentarietà, perché molto spesso siamo inchiodati sulla poltrona. Se non facciamo attività fisica, il colesterolo rimane alto. Si fa molta ricerca, sono circa 700 i ricercatori che sono attualmente in forza al Policlinico, e questo tipo di ricerca legata alle malattie cardiovascolari è un focus assolutamente importante che coniuga la clinica con la ricerca. Anche i tantissimi pazienti che si rivolgono a noi
fanno altro che potenziare la nostra capacità di ricerca e di trovare nuove soluzioni alle malattie cardiovascolari. E Ornella Vanoni fa un appello al sindaco Beppe Sala, chiede infatti che le venga dedicata un'aiuola in vita, un'aiuola di cui si occuperebbe lei stessa. E così il consigliere De Chirico presenta una mozione in consiglio. Una aiuola dedicata a Ornella Vanoni in centro a Milano, curata da lei personalmente, in cui vorrebbe piantarvi fiori e pomodori. È stata la stessa cantante a fare un appello per ottenerla, rivolgendosi al sindaco Giuseppe Sala, nel corso di un'intervista rilasciata al giornalista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo. Ora il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, l'ha presa in parola e ha presentato un'apposita mozione in consiglio comunale. La celebre cantante, nata a Milano, è salita la ribalta con le canzoni della Mala ambientate proprio nel centro meneghino, aveva manifestato nell'intervista le sue preoccupazioni per il fatto che diversi luoghi importanti della città siano già stati dedicati a noti artisti del Novecento ormai scomparsi. Per me non è rimasto niente, aveva detto provocatoriamente, rivolgendo appunto un appello al sindaco perché le si intitolasse una aiuola in centro mentre ancora in vita, con l'impegno a curarla lei stessa. Un appello però raccolto dalla minoranza attraverso il consigliere forzista De Chirico. La concessione di un'area verde pubblica mentre l'artista è ancora in vita, ha scritto De Chirico nella mozione, rappresenterebbe un omaggio significativo e un'opportunità per i cittadini di Milano di riconoscere e onorare il suo contributo alla cultura e alla città e rafforzerebbe il senso di comunità e appartenenza a Milano. La cantante, che il 22 settembre festeggerà l'incredibile traguardo dei 90 anni, ha però una condizione: il sindaco non dovrebbe aspettare che io muoia, ha detto nell'intervista, la voglio da viva, adesso. Aiuola Ornella Vanoni, mantenuta da lei, me ne prenderei cura di persona, pianterei fiori e pomodori. Il documento è stato presentato e dovrà essere sottoposto al voto del Consiglio Comunale. Una aiuola, come direbbe lei, senza fine. Per il 12° anno consecutivo torna l'iniziativa del FAI dedicata ai luoghi del cuore, che ha permesso finora il recupero di 163 luoghi importanti. A Milano un bel esempio è il Parco Trotter. Da un lato una potente chiamata collettiva per riscoprire e proteggere il nostro patrimonio culturale, dall'altro un vero e proprio strumento d'azione per restituire vita ai luoghi che portiamo nel cuore. Per il 12° anno consecutivo il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, lancia così il censimento I Luoghi del Cuore, un invito aperto a tutti dal 17 settembre al 10 aprile 2025 a partecipare alla più grande mappatura spontanea dei tesori nascosti d'Italia. Attraverso questo censimento il FAI contribuisce a tutelare e promuovere i luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico, innescando una partecipazione diffusa che coinvolge comunità locali, istituzioni e cittadini. Ma oltre al valore simbolico, i luoghi più votati ricevono anche premi economici fino a 70.000 euro per il primo classificato, premi destinati a progetti di restauro e valorizzazione. Dalla prima edizione il censimento ha permesso infatti la realizzazione di 163 interventi in tutta Italia. Tra questi, impossibile non citare a Milano l'intervento al Parco Trotter del 2021. I lavori hanno riguardato il restauro di alcuni edifici storici all'interno del parco, tra cui la Palazzina Liberty, la ex piscina e la Casa del Custode, oltre a lavori di manutenzione e valorizzazione degli spazi verdi. In particolare è stata posta attenzione nel mantenere il legame del parco con la sua funzione educativa. Oggi, infatti, il Parco Trotter ospita ancora l'Istituto Comprensivo Casa del Sole, che porta avanti la tradizione della scuola all'aperto, adattata ai bisogni moderni. Il Parco Trotter di Milano è infatti una storia affascinante, profondamente legata all'educazione e alla comunità locale. La sua origine risale al 1920, quando venne inaugurato come ippodromo, da cui deriva il nome Trotter, corsa al trotto. Successivamente nel 1922 venne convertito in una scuola all'aperto, un esperimento educativo innovativo per l'epoca, pensato per offrire ai bambini
bambini un'istruzione a contatto con la natura. Questo progetto educativo rimase attivo fino agli anni 70, lasciando un'importante eredità nella città, e ciò che resta anche di quel progetto di scuola all'aria aperta è proprio il modellino dell'Italia in miniatura che si trova ancora all'interno del parco. Realizzato negli anni 30, rappresenta l'Italia intera in scala ridotta, con rilievi montuosi, pianure e fiumi riprodotti in dettaglio. Era utilizzato come strumento didattico per insegnare la geografia ai bambini che frequentavano la scuola all'aperto. Siamo al Parco Trotter, una straordinaria scuola sperimentale costruita negli anni 20 in un parco di un ettaro e mezzo, dove le aule sono state costruite per godere del verde. Mariangela Melato fu scolara qui. Da Milano si vede l'Italia, si vede questa Italia che ha bisogno di cure, che ha bisogno di essere salvata, che ha bisogno di essere amata. E per l'edizione Milano è tutto, vi lascio al meteo e noi ci vediamo subito dopo con l'edizione Pavia.